Vogliamo che il presidente della regione Ceriscioli venga qui dove siamo noi oggi e venga a rendersi conto di persona delle condizioni in cui versa il nostro porto. Lo pretendiamo. Parole forti quelle di Tonino Giardini sulla banchina del porto questa mattina nell'incontro con la stampa per mettere nuovamente il dito sulla piaga del dragaggio del porto. Tra lupi di mare, forza pubblica e assessore, i marinai al rientro dalla battuta di pesca sulle Vongolare avrebbero dovuto inscenare un'azione di protesta con sirene ed entrate in porto ad effetto, ma forse fiaccati dagli appelli continui e caduti nel nulla e i rimandi e le promesse, neanche loro forse ci credono più. E così le sirene suonano, ma un po' a casaccio. Tra l'indifferenza e la curiosità di qualche passeggiatore mattutino e i militari della capitaneria, anche se loro il problema, i marinai e i lupi di mare, lo conoscono bene. È da tanto tempo, è da tanto tempo che siamo così. Abbiamo stati in regione, in comune, e nessuno ci dà ascolto, e non so cosa dobbiamo fare di più. L'ultimo dragaggio serio del porto di Fano è stato fatto con la Sorbona nel 1994, da allora solo interventi sporadici, ciò che serve ben altro, anche perché il comune di fatto la sua parte l'ha fatta, caso unico in regione. Davvero invitiamo la regione a controllare e l'autorità portuale a procedere di Ancona affinché si possa arrivare al dragaggio delle darse nel porto di Fano, che sennò diventano impraticabili con gravi problemi alla pesca e complessivamente problemi sociali. E che non siano calende greche quindi, ma intanto la situazione non è affatto semplice e lo spettro della chiusura del porto per motivi di sicurezza angoscia e non poco gli operatori della pesca. E se i tempi che così ci vengono sussurrati, neanche detti, sono quelli di gennaio, febbraio del prossimo anno, noi chiuderemo il porto. Cioè, il timore è che poi in caso di pericolo il comandante della capitaneria dica: il porto si chiude. Questo non lo vogliamo, qui c'è tanta gente che lavora, che vive sul mare, perché è tradizione anche di Fano, è caratteristica della nostra realtà. Sono in difficoltà le Vongolare, lo sono ancora di più in difficoltà i grandi pescherecci.